La società si è rimessa al lavoro per riformare questa stagione in cui andremo ad affrontare la prima categoria dopo 15 anni circa, il 2003 mi sembra l'ultimo campionato di prima che abbiamo fatto. Quindi Nicolò Canonici, un applauso fantastico. Dov'è Nicolò Canonici? Non lo vedo. Ah, è qua. Ecco. Quanti gol l'anno scorso? Due parole, per favore. Sì, lo devi dire, sei il primo che presento, vieni. 8 reti, qual è stata la rete più bella? Quella col Ponte Rosso. Quella col Ponte Rosso, quella che è l'arcobaleno, dicevamo. Pieno, ho scaldato 3 giocatori. Anzi, 4. Con l'IVA, Era che il 92% IVA. Con le mani IVA scorporata. Filippo Cantarini. Si alza in piedi per saluti anche i nostri giocatori. Davide Carboni, rimasto con noi, arrivato a dicembre dello scorso anno. Enea Censi, terzo anno con noi, ancora nessun gol, quindi quest'anno lo aspettiamo questo gol, mi raccomando. Filippo Lauritano, fantastico, anche lui alla terza stagione, se non mi sbaglio, con noi. Michele Novirini, l'anno scorso quante reti? 14 rubate, no, tutte buone. L'anno prima? 20. Quindi siamo a 34. Mirko Santini, Giuseppe Sinacori, quante reti lo scorso anno? 7 reti, ma tutte di pregevole fattura e tutte importantissime. E io non mi nascondo, è stato il mio idolo l'anno scorso e speriamo che in prima quest'anno si ripeta. Costantino Ungureano, anche lui è arrivato l'anno scorso a dicembre, quanti gol? 3? Due reti, quest'anno speriamo minimo doppia cifra, la vogliamo. Poi abbiamo il fantastico Ivan Venturi, che lui con noi da un paio di stagioni. Ed Alessandro Zandri, alla terza stagione. Questi sono i giocatori che sono rimasti con noi nella scorsa stagione e adesso andiamo a presentare i nuovi, sempre in ordine alfabetico, e incominciamo da un portiere, Gianluca Angeloni. Viene dallo scorso era Marzocca, e Simone Bramucci. Lui, adesso gli facciamo dire subito due parole, perché era quello che mi ha detto che non lo voleva dire, invece viene qua a dire due parole ai giocatori. Come vedi questi primi giorni di una settimana di allenamento, i giocatori, l'ambiente, il mister, che ne pensi? Penso molto bene, perché ho trovato tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Nel preparatore c'è un po' da lavorare, un po' da studiare, no, scherzo, il grande preparatore, grande mister che ci ho avuto anche come compagno un po' di stagioni fa, e forza Ponte Rio. A Dylan Giommi, viene dalla scorsa di Barbara, che è Senigallia, e poi alla Vigore, benissimo. Dylan Giommi, quanti gol pensi di fare? Giustissimo, si tiene basso, quindi. Paolo Morazzini, difensore l'anno scorso dove? Alla Vigo Senigallia, quindi qui la Vigo è morta e ha preso tutti noi. Benissimo, fantastico. Abbiamo poi Enrico Morbidelli che viene dal Montemarciano, l'anno scorso Montemarciano, e no, ti alzi, ti devi dire due parole, anche perché sei un grandissimo milanista come il sottoscritto, io sono uno dei più grandi milanisti del mondo e quindi non posso farti dire due parole qua, soprattutto per la vittoria di stasera 1-0 in Macedonia, che è stata fantastica, però due parole anche te sul grandissimo arrivo qua a Ponte Rio, che anche tu come hai visto questo primo impatto? Sono contento, c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di affrontare questa prima categoria e speriamo, insomma, di salvarci il prima possibile. Salvarci il prima possibile, a noi sembra una cosa un po'... Noi abbiamo di più, non sei una squadra che... speriamo di salvarci il prima possibile, però... Gli uni d'andata.
prima possibile, meglio di me. Giustissimo, scherzo, grandissimo Enrico Morbidelli, grazie. Bravo. Abbiamo poi Francesco Pasqualini, viene dall'Ostra Vedere, nel corso Fascizio fece un fallo su di lui, l'Ostra Vedere, un rigore netto che l'arbitro non sancì, ma bensì che ne... dopo ne ha dato un altro che non c'era, però dai, Francesco Pasqualini, anche lui arriva qua a darci una mano e saremo tutti contenti di lui, credo, no? Ma mi guardo il mister. Grandissimo applauso di Gianni, fantastico. Abbiamo poi Alessio Quattrini, che qua l'anno scorso a Monzano, Monserra e Monzano, quanti gol? Quest'anno? L'importante è farne 40 in tutta la squadra. Giustissimo, giustissimo. Un applauso a come ha detto Alessio, non importa chi segna, l'importante è il gioco di squadra. Giustissimo. Poi andiamo avanti con l'unico assente questa sera, che è Francesco Solazzi, per problemi di lavoro non ha ancora iniziato la preparazione. E l'ultimo, ma non perché l'ultimo in ordine alfabetico, ma pezzo pregiato del mercato nostro, ragazzi, Federico Zandri, un grandissimo applauso a lui, altro che arriva dalle morti della Vigo Siciliana, però noi come degli avvoltoi li abbiamo preso tutti. E questi sono i 20 giocatori che faranno parte per ora della prossima rosa, quindi un grandissimo applauso ai 20 giocatori che sono attualmente in forza al quadrino. Un applauso in collaborazione con Danilo Zandri, qui che viene anche lui per il primo anno qua a Ponterio, grande amico anche lui, che ci conosciamo da una vita, quindi Ponterio per lui è come una seconda famiglia. E il preparatore dei portieri, anche lui nuovo, è Mattia Poligna, al quale va un altro grande applauso per essere diventato padre da pochi giorni, 3-4 giorni, padre di Lorenzo e Poligna. Poi i dirigenti siamo quasi tutti gli stessi, ma c'è una new entry quest'anno che è Simone Angeloni. Ecco qua Simone Angeloni, entra nel consiglio, gli altri ci conosciamo tutti, comunque le presentiamo. Samuele Curzi, fantastico guardialine, che deve stare sempre sulla destra. Non è presente qua suo fratello Simone Curzi. Poi chi abbiamo? Non vedo altri dirigenti. Roberto Caprini, fantastico. Fantastico Roberto Caprini. Poi ci sono io come segretario e incredibile. Attenzione, pagliellatore, uno che scrive gli articoli ed è molto pungente, quindi al primo errore di Alessio Quattrini sotto porta o di Francesco Pasqualini subito è pungente, un 5 non leva nessuno, e se Nea Censi non riesce a segnare quest'anno non avrà la sufficienza fino al primo gol, perché 3 anni nella stessa squadra senza un gol, nonostante un difensore che era stato presentato come difensore goleador, come il Conte del Milan, e in 3 anni non è riuscito a fare nessuna marcatura nel Ponterio Calcio, quindi finché non segnerà non avrà la sufficienza. Non per ultimo il presidente Daniele Gasparini, che chiamo qua a fare il discorso iniziale del Ponterio Calcio, e ricordo a tutta la popolazione che è venuta in massa questa sera alla presentazione del Ponterio che domenica alle ore 16:30 inizierà un triangolare fantastico nel quale il mister è subito chiamato a vincere questo triangolare, perché se guardiamo Daniele, una volta gli hanno chiesto: ma Tomaselli arriverà al panettone? Lui ha detto: troppo, si arriva al Fav di Morte, che sarebbe il 2 di novembre. Parole del presidente Daniele Gasparini. Naturalmente scherziamo, siamo qua per ridere, perché siamo solo noi, la popolazione non è intervenuta e siamo un po' anche in arrivo. Daniele, vedete. Grazie Matteo, dopo aver fatto praticamente un gran bel discorso da parte di tutti, e questo vuol dire che anche tu sei pronto e carico per la nuova stagione che sta per arrivare. Bene, come dicevamo settimana scorsa, il primo giorno di preparazione, ci siamo presentati un attimo lì al campo con i nuovi, e noi siamo
siamo qui stasera per iniziare un nuovo anno, una nuova stagione calcistica, dopo i trionfi della passata stagione, dopo le vicissitudini del mercato di giugno che ci ha un attimo un po' scombussolato un po' i piani di tante cose, però alla fine siamo riusciti, secondo noi, a fare un buon mercato e a delle ottime rotazioni. Quindi ripeto le parole che ho detto la settimana scorsa, siamo tutti qui per lo stesso obiettivo, per fare una stagione, non dico alla grande, ma sicuramente di giocarcela con tutti gli altri. Perché con la rosa che è rimasta, con i nuovi che sono arrivati, siamo noi convinti di fare bene. Luca Tomassetti e Danilo Zandri hanno un grande entusiasmo, li vedo ben ricarichi anche loro. Quindi da parte nostra, la società, ce la metteremo tutta per cercare di aiutare voi, il mister e quant'altro, per far sì che le cose funzionino tutto alla perfezione. Da parte vostra credo e spero ci sia il massimo impegno, quello che è necessario per fare una bella stagione. E che altro devo dire, Matteo? Domenica c'è il primo test, che per Luca è fondamentale, perché noi puntiamo tutto su quello, sai, no? E quindi iniziamo già a vedere come ci muoveremo in campo, anche se ancora le gambe non girano bene, la testa ancora magari un po' al mare, però e questo è il bello del calcio, che quando si inizia la stagione c'è sempre tanta voglia di far bene, dai. Quindi in bocca al lupo a tutti e soprattutto, come ha detto il nostro Pontereone, forza Pontereo. Grandissimo Presidente. Adesso chiameremo tutti qua per fare una foto di gruppo e prima di salutarci così non dimentichiamoci anche di chi ci segue sempre da una vita e chi ha fondato praticamente il Pontereo Calcio, è Tazio Gregorini con noi. Forse vuole dire due parole, non vuole dire, ma anche chi segue da sempre la squadra, il nostro primo tifoso, che secondo voi chi è? È Gianni Francesconi, un grandissimo applauso a Gianni, che quest'anno ha i pareti nuovi da guardare, ne abbiamo circa 10 nuovi acquisti e tra questi devi prendere di mira quello che tu sai, cioè ognuno ogni anno ce n'hai uno. Quest'anno potresti iniziare con Francesco Pasqualini, non è detto. Oppure passando da Federico Zandri, chi dice che potrebbe essere il gruppo? E perché no Alessio Quattrini? Rinnoviamo un grandissimo grazie a chi ci sostiene, tutti gli sponsor che ci permettono di andare avanti, seppur piano, però la nostra realtà è questa, un Pontereo è un lusso, la prima categoria, e speriamo di mantenerla il più possibile, quindi chi ci aiuta sempre ben accetto, un grandissimo applauso anche a chi ci sostiene, come anche il Circolo Arti qua, che ci... spesso e volentieri saremo qua a mangiare al giovedì dopo l'allenamento, quindi le cuoche sono fantastiche, il ristorante è perfetto. Come? Gianni mi parla come un pesce, non capisco. Capito bene, chiedo scusa. Come? La conferma. Abbiamo anche qua Rio TV News presenti questa sera con due operatori, comunichiamo subito che Fabrizio Ceccheroli è con noi, c'è, è qua, e quindi non andrà alla Marottese, era vicino alla Marottese, anche Gianluca Di Marzio l'aveva messo sul suo sito internet, che Ceccheroli è vicino alla Marottese, ma invece è qua con noi. Grazie a tutti, chiamo tutti qua a fare la foto di gruppo.